Radio Radicale, siamo con Alessio Butti, deputato di Fratelli d'Italia, esperto di comunicazione. Ricorderete, 2 legislature fa era in vigilanza RAI, si è sempre occupato di informazione, di telecomunicazioni, e con lui vogliamo parlare di questo incontro che si è svolto a Palazzo Chigi tra Casaleggio e il presidente del Consiglio Conte, che ha provocato tante polemiche, anche un tweet interessato da un esponente repubblicana americana della California, che tra l'altro si era candidata, Lorraine Hanna, italo-americana, che si era candidata contro Nancy Pelosi, quindi è molto amica di Trump. Repubblicana di ferro, Ecco, allora lei come ha, diciamo, interpretato questo tweet e soprattutto queste allusioni su Huawei, che troviamo anche in un articolo oggi su Repubblica, che è particolarmente interessante, insomma, che Repubblica legga in questa chiave polemica questa vicenda? Dunque, delle due l'una, per essere molto, molto chiari. O la collega americana repubblicana è stata male informata da qualche sua fonte che gli ha detto il presidente Conte ha incontrato qualche emissario di Huawei e quindi lei di impulso ha twittato ponendosi quella domanda retorica, oppure voleva proprio riferirsi a Casaleggio che in effetti pochi minuti prima aveva concluso un lungo incontro col presidente del Consiglio durato circa 3 ore. Quindi, è evidente che gli Stati Uniti abbiano una, diciamo così, che i cinesi siano invisi sotto il profilo della tecnologia, delle applicazioni tecnologiche e quant'altro agli americani, ed è altrettanto evidente che Giuseppe Conte non stia particolarmente simpatico all'establishment americano proprio per questo continuo cerchiobottismo tra Stati Uniti e Cina. Ecco, non era amico di Trump. Eh sì, perché era talmente in confidenza che Sì, si vedeva davano le addirittura, pacche sulle spalle. si dava le pacche sulle spalle, poi era talmente in confidenza che ne vedeva due di Giuseppe, tant'è che nacque il Giuseppi al plurale. Però tornando alla questione, è stato un siparietto che racconta molto, racconta delle difficoltà geopolitiche che esistono comunque tra Cina e Stati Uniti, sulla questione in modo particolare del 5G, dove peraltro gli Stati Uniti sono molto in ritardo rispetto alla Cina. Mentre in Cina stanno già sperimentando il 6G e qualcuno parla di una generazione successiva, gli Stati Uniti sono alle prese ancora con altre questioni. E quindi c'è questa dicotomia, insomma, tra USA e Cina, e l'Europa in mezzo, l'Italia in mezzo. Io sostengo, Fratelli d'Italia sostiene, che sia sbagliato chiudere un rapporto, diciamo così, di negoziato, un rapporto diplomatico o con gli Stati Uniti o con la Cina. Noi dobbiamo pensare alla nostra questione nazionale. Chi per lo sviluppo delle nostre tecnologie è messo meglio rispetto a Cina e Stati Uniti? Facciamo delle valutazioni e cerchiamo di crescere noi come sistema. Dell'incontro in sé, che tutti si sono scatenati a dire che un incontro del genere avrebbe provocato in altri tempi diverse reazioni. Quindi abbiamo viste altre reazioni, e ritiene che possa ridursi tutto a una questione pro o contro la Cina o Huawei? Beh, sicuramente hanno parlato anche dello stato di confusione che regna all'interno dei 5 Stelle, insomma, non hanno ben capito dove sono in questo momento, dove erano fino ad agosto dell'anno scorso e dove saranno probabilmente a settembre. Questo è un problema di identità che indubbiamente i 5 Stelle hanno. Sicuramente hanno parlato della questione cinese, della questione della fattispecie Huawei, perché noi non dobbiamo dimenticare, a proposito di quello che dicevo prima, cioè la necessità per il sistema Italia di negoziare, che poi sia il caso di negoziare con i cinesi e con gli americani, ma di negoziare evidentemente, di portare a casa qualche risultato. Dal nostro punto di vista, con il ministro Di Maio, noi sulla questione della Via della Seta non abbiamo fatto una bellissima figura. Noi abbiamo consegnato ufficialmente buona parte dei nostri porti alla Cina. Consideriamo che la Cina vede un polo strategico importantissimo nel Mediterraneo, il Pireo è diventato ormai un porto cinese, insomma, quindi anche e soprattutto per il fatto che tra l'Italia e l'Africa, e poi spiego perché questo
questa digressione, c'è il Mediterraneo di mezzo. I cinesi sono molto più presenti in Africa rispetto agli americani, ci sono milioni di cinesi, di tecnici cinesi, e in Africa che cosa c'è? Ci sono le materie prime che sono fondamentali per ogni tipo di sviluppo tecnologico. E gli Stati Uniti sono presenti in Africa? No, non sono presenti in Africa, questo è il problema vero. Quindi i cinesi hanno un interesse strategico ad avere un rapporto ovviamente per loro privilegiato, anche e soprattutto con l'Italia, ma comunque con questa parte d'Europa. Dobbiamo negoziare. I 5 Stelle invece si sono consegnati prigionieri, insomma, nelle mani dei cinesi, e questo non può essere. In altri tempi una reazione di questo genere sarebbe stata tenuta in maggior conto da parte una reazione americana di questo. Oggi ritiene che gli Stati Uniti siano troppo deboli per far sentire certe posizioni? Io oggi vedo quello che è vero, cioè quanto io ho raccontato finora non è una mia opinione, è un dato di fatto che un esperto in geopolitica e comunque in rapporti con scopi tecnologici, di sviluppo tecnologico, conosce benissimo. Io vedo gli Stati Uniti sufficientemente in difficoltà in questo confronto con la Cina per quanto concerne l'aspetto tecnologico, ma guardiamo quello che sta succedendo ad esempio in Germania. In Germania se ne sono bellamente fregati dei diktat statunitensi e stanno facendo una serie di ragionamenti con Huawei, ma cosa che invece magari non accade in Gran Bretagna come in qualche altro paese, mentre emerge questa volontà, secondo me intelligente, da parte di altri paesi di verificare che tipo di negoziato impostare. Però io continuo a ripetere che la tecnologia cinese è ormai talmente avanzata ed è ormai talmente radicata anche in Italia, per cui non si possa francamente prescindere del tutto da Huawei nella fattispecie dei cinesi. Io ricordo che quei cabinet grigi che vediamo nelle nostre strade, che sono ovviamente per l'implementazione della distribuzione della banda larga, sono i cabinet di Telecom per intenderci, all'interno ospitano apparati che nel 90% dei casi sono apparati di Huawei, e nessuno ha mai detto nulla, ed è così almeno da 10 o 12 anni, e in quegli apparati passano i nostri dati, passano le nostre informazioni, cosa che noi abbiamo sempre denunciato evidentemente. D'altro canto sappiamo benissimo che Amazon, Facebook e una serie di altre multinazionali americane trattano i nostri dati, anche dati molto sensibili, con una certa golosità. Certo. Senta, noi abbiamo visto qualche settimana fa anche Grillo è intervenuto su questo tema, e molti sono rimasti sorpresi. Noi ricordiamo che avevamo visto qualche mese fa Grillo entrare nell'ambasciata cinese a Roma con grande sorpresa, però pure lì non è che c'erano state chissà quali reazioni. Allora, come se dovesse rileggere tutte queste vicende, a partire dalla visita di Grillo all'ambasciata cinese, dalle sue parole su Open Fiber, allora che somma metterebbe insieme? Beh, se per questo recentissimamente Di Maio è andato a trovare l'ambasciatore americano, insomma, per cui diciamo che l'uscita di Grillo, penso lei si riferisca sulla questione della rete unica e di telecomunicazione, è stata un'uscita quantomeno improvvida, insomma, perché un libero cittadino può chiedere quello che vuole, ma addirittura intervenire sugli equilibri societari chiedendo le dimissioni dell'amministratore delegato. Poi in un momento particolarmente... Particolarmente? Difficile per il nostro paese, che erano aperte tante. Ma soprattutto nel momento in cui anche Conte si è reso conto che la proposta di Fratelli d'Italia, che discuteremo la settimana prossima peraltro con la nostra mozione, cioè di rete unica, non verticalmente integrata e soprattutto pubblica, è una proposta importante che è già sostanzialmente prevista dalla legge, però non la applicano. Quindi Grillo ha voluto dare una sveglia in generale, però, e questa è una mia opinione personale, quindi non parlo a nome del partito, a me è sembrata una difesa direi quasi anche sfacciata di Telecom, insomma sembrava che parlasse quasi per gubitosi, perché c'è stato un attacco pesantissimo a Open Fiber, come se Telecom non avesse una responsabilità sul fatto che è una delle aziende più indebitate in assoluto, con una presenza di lavoratori decisamente sproporzionata rispetto al suo potenziale. Quindi è intervenuto per cercare di muovere qualcosa, bisogna capire che cosa abbia mosso, insomma.
Va bene, lo vedremo, cercheremo di capirlo anche la prossima settimana, quando ci sarà questa mozione in Parlamento. Intanto la ringrazio come sempre, grazie ad Alessio Butti di Fratelli d'Italia.